Ciao a tutti. Quello che vi mostro oggi è una, per così dire, evoluzione di un paio di tutorial che adesso vi mostro a tutto schermo, il primo, e che sostanzialmente aveva lo scopo di mostrare come creare documenti PDF utilizzando la stampa unione di Word. E successivamente, come dice il titolo stesso, dopo aver creato i PDF, inviarli via email con Outlook. Prendo spunto da una richiesta che mi è stata fatta da Marco, credo, e che mi ha scritto appunto chiedendomi una feature che in questo tutorial non era prevista e che io reputo abbastanza importante. Sostanzialmente si tratterebbe di questo, partendo da una base di dati di Excel, come per convenzione avviene, diciamo così, con la stampa unione, e ovviamente creare tutto ciò che riguarda appunto la creazione, la routine che riguarda la creazione dei PDF. Lo scopo dovrebbe essere quella di conservare questa base di dati per il futuro, quindi segnando il singolo record che è stato già stampato e accodando poi via via nel tempo i nuovi record da stampare. Bene, quindi questa feature, diciamo, credo che sia molto importante, ci stavo lavorando su da un pochetto e mi sono reso conto che non è così facile fare questa operazione, cioè in teoria basterebbe aggiungere un campo e scriverci su. Quindi scrivere sulla cella, questo è stato stampato, quest'altro no. E la strategia che vi propongo oggi è quella di utilizzare Access, cioè sostanzialmente senza fare grandi cose con Microsoft Access, lo sfruttiamo semplicemente come base di dati. E perché Access? Perché Access è l'unico applicativo della suite Microsoft che consente l'utilizzo contemporaneo delle tabelle, del database in generale, a più utenti contemporaneamente. Per cui è, come dire, la soluzione naturale, se vogliamo usare questo termine, per risolvere questo problema di lettura-scrittura. Bene, non mi dilungo ulteriormente, penso di aver spiegato più o meno chiaramente quello che ho intenzione di fare. Con l'occasione vi mostrerò anche come creare una connessione dati stabile con Microsoft Query, e quindi è comunque un esercizio interessante. E niente, vado avanti, sostanzialmente apro. La prima cosa che dobbiamo fare è importare questa tabella che io ho inserito in una opportuna directory su uno dei miei dischi, che è tabella 1 anagrafica, la dovremo importare in Access. Quindi vado ad aprire Access, non vado avanti prima di aver chiuso il mio file, faccio un database vuoto, chiedo un database vuoto. E dico ovviamente dove voglio salvarlo e quindi la cartella di elezione sarà senz'altro la mia cartella stampa unione. Gli do un nome, appunto stampa unione, e chiedo, proprio perché ho intenzione di utilizzare Microsoft Query, quindi con un driver attempato che è in grado di utilizzare MDB ma non HCDB, creo con una versione precedente di Access, quindi un database.mdb, e inizio col salvarlo. A questo punto posso chiudere tabella 1 perché non mi serve, e importo, avvio l'importazione di quella tabella di Excel, che è abbastanza semplice perché si va su dati esterni, origine dati da file, Excel. A questo punto dico qual è il file di origine, quindi sempre la solita cartella stampa unione, importa dati di origine in una tabella e quindi ok. Qui devo dire che le intestazioni ci sono nella prima riga, quindi la prima riga non contiene dati ma semplicemente intestazioni, e poi posso andare avanti a specificare il tipo di caratteri che ci sono, insomma il tipo di dato, no? Che c'è, per esempio. Può essere importante in alcuni casi dare, che so, nel caso del cap, per esempio,
dare ecco, il tipo di dati deve essere testo, in maniera tale che non venga interpretato come nuvolo, come numero. Così come alcune date conviene importarle appunto come testo e non come data vera e propria, perché altrimenti vi verrebbero stampati di default anche ore e secondi sostanzialmente. Quindi testo breve, questo era già previsto, testo breve, posso andare avanti. Una chiave primaria verrà aggiunta automaticamente, questo è importante per eventuali azioni future che volessimo fare in Access. Si tratta di un contatore che viene aggiunto automaticamente, quindi ci farà comunque comodo averlo. E quindi do un nome a questa tabella che poi coincide esattamente con il nome del foglio. A questo punto la importo, non ho bisogno di salvare passaggi e come vedete quello che ho ottenuto non è altro che una copia esatta della base di dati che avevo in Excel. Dal momento che ho bisogno di avere un campo, di disporre di un campo che mi consenta la memorizzazione del dato è stato stampato, non è stato stampato, riferendomi al record, che faccio? Apro in visualizzazione struttura, inserisco un campo che chiamiamo sent, cioè inviato. La tipologia di campo può essere quella più semplice del mondo, un campo sì no, che significa 0 no, 1 sì, e quindi no non stampato, sì è stato stampato. Chiudo e memorizzo ovviamente. E a questo punto sono pronto, ho creato il mio database Access e come vedete ce l'abbiamo qui nella nostra bella cartella. E a questo punto posso passare direttamente a Word con un documento assolutamente vuoto e vado nel menu Lettere, dove appunto posso iniziare a lavorare con la stampa Unione e seleziono come destinatari un elenco esistente. Chi di voi ha seguito il precedente tutorial sa che a questo punto basterebbe collegare, quindi fare riferimento direttamente al file. Noi invece utilizzeremo una strategia diversa, quella di utilizzare Microsoft Query, che sostanzialmente è un motore di ricerca su database che è nativo in tutti gli ambienti Windows. Per cui, come accediamo a Microsoft Query? Semplicemente dagli strumenti Microsoft Query. E ci mette un po' di tempo, cioè qualche secondo, per attivarsi, dopodiché, vedete, vi viene mostrata questa finestra. Qui esiste già in realtà, vedete questo stampa U che io adesso rimuovo perché come dire, è esattamente il database su cui ho lavorato per i test. Quello che voi dovrete fare è nuova origine dati e dare semplicemente un ok. A questo punto vi viene proposta un'altra finestra, qui dovrete dare solamente un nome, stampa, Unione, un nome assolutamente arbitrario, e selezionare il tipo di driver da utilizzare. Operazione molto semplice, vedete, perché noi sappiamo di voler lavorare su un database Access, di conseguenza utilizzeremo questo driver e scegliamo Connetti. Si apre un'ulteriore finestra nella quale dobbiamo selezionare l'origine del file, dove si trova. Sostanzialmente sappiamo che si trova sul disco E, nella cartella stampa Unione, da qualche parte, eccola qui, e selezioniamo il database. Diamo semplicemente un ok se non ci sono altre opzioni da impostare, come ad esempio può essere che qualcuno di voi abbia inserito per esempio una password per l'apertura del database e quindi qui potrete farlo, non in questa cosa, nelle avanzate. Ecco, qui è possibile inserire la password eventualmente messa a protezione del file di Access. Se così non fosse, come nel nostro caso, premiamo semplicemente ok. E a questo punto possiamo selezionare la tabella che sarà la nostra origine dati, sulla quale poi verrà effettuata la connessione. Dal momento che la tabella è semplicemente una, a questo punto non c'è altro da fare, possiamo andare con un ok. Vedete, ci ha creato stampa Unione. A questo punto selezioniamo stampa Unione perché la nuova origine l'abbiamo appena fatta e diamo ok. A questo punto vedete che ci viene mostrata la tabella azienda ricevuta e con tutti i campi che la compongono. Noi non abbiamo altro da fare
che posizionarci sulla prima e spostare nel contenitore, per così dire, di destra tutti i campi, perché abbiamo bisogno di tutti i campi e andiamo avanti. È possibile appunto qui inserire un filtro, quindi indicando per esempio il tipo di dato che eventualmente noi vogliamo filtrare e inserire appunto una regola. Nel nostro caso non lo faremo perché questa regola io l'ho inserita direttamente in VBA, in VBA. Quindi possiamo tranquillamente trascurare questa impostazione, così come è trascurabile anche l'ordinamento, nel nostro caso non serve, però ecco, potete scegliere un tipo di ordinamento a vostro piacimento e finalizziamo questa operazione restituendo i dati a Microsoft Word in questo caso. Quella che viene creata però è una connessione, una base di dati, scusatemi, stabile, alla quale ci si può connettere poi direttamente con VBA o insomma con altri modi, con impostazioni guidate. Quindi premiamo semplicemente fine e a questo punto, vedete, abbiamo a disposizione i nostri bei campi che dobbiamo sistemare sul nostro foglio di Word. Ora, questa operazione la farò io al volo, non, perché altrimenti perderemmo troppo tempo, e ne riparliamo fra qualche secondo. Ecco fatto, ho dato una formattazione quindi al documento, inserendo tutti i campi unione presenti, e quindi ho completato, diciamo così, questo documento. E come vedete, con anteprima risultati possiamo anche, come dire, scorrere, no? Tra i vari record. Controlliamo che tutto sia in ordine, per esempio in questo punto è bene aggiungere un ulteriore 0 per rendere insomma, compatibile il dato e insomma date una controllata al tutto e a questo punto abbiamo creato il documento. Quello che a noi interessa adesso creare è un documento Word, ma con attivazione di macro perché dobbiamo inserire del codice VBA. Per farlo basta fare File, salva con nome, prendiamo il percorso che ci interessa, dove ci interessa memorizzare il file, che è quindi la solita cartella, ma scegliamo appunto documento di Word con attivazione macro e salviamo. A questo punto, sì, ho dato un nome veramente balordo, vabbè, non ci ho pensato a modificarlo, ma in ogni caso funzionerà. E per poter inserire il nostro codice, andiamo su sviluppo e scegliamo, Visual Basic. Visual Basic si presenta così, una finestra dove abbiamo il progetto corrente. E abbiamo il modulo normal che viene caricato, un foglio di stile, diciamo, che viene collegato normalmente ai documenti, a ogni documento di Word. Andiamo quindi sul nostro progetto e inseriamo un modulo. Il nome non ci interessa, è qui che scriveremo il nostro codice Visual Basic. Una cosa da fare però prima è quella di dotare questo modulo di riferimenti, dei giusti riferimenti. Tenete conto che noi dobbiamo lavorare come dire, con applicazioni esterne. Innanzitutto lavoreremo su Access e quindi su un'origine dati ODBC. E di conseguenza tutti questi riferimenti dobbiamo fare in modo che vengano inseriti, per cui cliccate su riferimenti, andiamo a cercare in primo luogo il riferimento Microsoft Access, e vedete a seconda della versione di Office che sul vostro computer è installata, questo numero, la versione 16 per esempio, in questo caso può cambiare. Non è importante, l'importante è che venga attivata. Così come andiamo a attivare gli ActiveX, eccolo qua, ActiveX Data Object 6, e la versione maggiore, insomma, dovete scegliere indipendentemente dal vero numero di versione che vi verrà visualizzata, e così come anche il record set, e diamo un ok.
A questo punto, diciamo così, tutto ciò che è propedeutico al funzionamento del codice VBA viene inserito. Ora, io non mi dilungherò ovviamente nella spiegazione del codice VBA se non per le parti nuove, quelle che non sono in realtà conosciute. Iniziamo con la routine di aggiornamento. Questo è il codice che ho ricopiato. Come vedete, in realtà, con questo codice io vado a creare una connessione nuova, quindi non utilizzerò la connessione che utilizza Word con la stampa unione, ne creo una nuova. E questo ci conferma quanto abbiamo detto prima, cioè sostanzialmente che è possibile scrivere e leggere contemporaneamente con due agenti diversi, come se fossimo sostanzialmente due utenti diversi. E quello che fa questa poche righe di codice è sostanzialmente quella di ricevere una variabile, the row, che sostanzialmente è l'ID del nostro database. Per intenderci, ve lo faccio vedere, il database lo apriamo, no, eccolo qua, apri, scusate, un po' di latenza, che mi viene aperto con una versione precedente. E come vedete la tabella è appunto azienda ricevuta. Quello che noi andiamo a sostanzialmente prendere come discriminante che viene passato alla variabile di row non è altro che l'ID di questa tabella e che quindi ci identifica, ed è questo il compito di qualunque ID identificativo, ci identifica univocamente la riga e quindi poi andrà a scrivere nel campo send, che è appunto un campo sì no. A questo punto, quindi, sostanzialmente, dov'ero? Prendiamo il codice, eccoci qui, e sostanzialmente quindi io andrò a mettere un valore 1, quindi vero, sostanzialmente, dove nella riga ID che corrisponde a draw. E quindi poi la subroutine finisce, semplicemente viene chiusa la connessione e viene restituito il controllo alla routine che ha chiamato, quindi alla routine chiamante che adesso scriverò. La routine chiamante si chiama stampa PDF, verrà visualizzata, diciamo, nelle macro. Sostanzialmente, vi ripeto, non mi soffermo perché l'ho analizzata già in passato. Sostanzialmente, nella prima parte crea semplicemente una casella, una finestra di dialogo per selezionare il posto in cui andremo a memorizzare i file PDF, che può essere appunto diversa anche dalla cartella dove risiede il database, per cui è comodo avere una routine di questo genere. Dopodiché, quello che viene effettuato è un controllo sul numero di record che sono presenti in tabella. HM records significa appunto how many record, diciamo così, giusto per spiegarci, per intenderci. Dopodiché, appunto, capito di quanti record stiamo parlando, viene creato un documento che contiene l'anno, il modulo, queste sono tutte personalizzazioni che voi potrete fare, il nome del broker, il cognome, eccetera, eccetera, giusto per dare un nome che identifichi in maniera precisa e specifica l'utente, l'ID di cui stiamo parlando. A questo punto quello che viene effettuato è un controllo sostanzialmente. Viene infatti estratto, diciamo così, il valore sent. Sent contiene appunto il valore del campo sent e quindi viene effettuato un banale controllo. Se sent è uguale a 1, allora significa che è stato già stampato e usciamo dalla routine. In caso contrario, invece, avvia la routine per la creazione del PDF, il relativo salvataggio, e questa operazione, come vedete nel ciclo for next, viene effettuata, diciamo, how many record volte. Quindi è tutto qui, non ci dovrebbero essere altri problemi e possiamo avviare un test. Per eseguire il test, sostanzialmente rimaniamo sempre sul menu sviluppo, andiamo in macro,
dove mi vengono visualizzate appunto tutte le macro disponibili. Nel vostro caso, probabilmente molte di queste macro contenute nel mio modello normal non ci saranno. Quello che ci interessa è appunto stampa PDF, perché appunto è la macro che abbiamo appena creato, e a questo punto basterà eseguirla. Facciamo esegui, ci chiede appunto dove vogliamo andare a salvare i nostri file, li salviamo direttamente nella cartella stampa Unione e diamo un ok. A questo punto la procedura viene avviata, lo schermo flasherà per darvi un'idea anche di che cosa viene fatto. Non ho inserito nessun tipo di feedback, ma fondamentalmente per voi sarà facile poi eseguirlo. Abbiamo stampato come dire, n risultati. Quello che dobbiamo andare a vedere è che cosa effettivamente è successo. Quindi, vediamo un po'. Nella cartella sono stati creati 6 file, vedete, esattamente quelli che ci aspettavamo, e quello che è ancora più importante è vedere se appunto sono stati creati, sono stati flaggati i record, vedete? Sono stati tutti quanti flaggati. Nel momento in cui volessimo fare un ulteriore test, noi potremmo per esempio lasciarne solo uno flaggato. In questo caso dovrebbero essere prodotti solo 5 dei 6 documenti presenti, perché uno appunto risulta flaggato. E quindi vediamo se la routine funziona. Quello che vi voglio mostrare è che noi stiamo effettivamente lavorando in questo momento, vedete, io sto apportando delle modifiche in tempo reale su una base di dati che è collegata stabilmente come connessione a Word. Quindi quello che vi avevo detto prima, cioè che è possibile lavorare in modalità multiutente e lavorare sulle medesime tabelle con Access è assolutamente vero. Quindi chiudiamo e cancelliamo i file che sono stati creati e vediamo un po' che cosa succede riattivando la nostra macro. Quindi andiamo sulla macro e scegliamo stampa, eseguiamola. Diciamo sempre che vogliamo salvare nel disco E, sì, in stampa Unione, eccola qua, non la trovavo, e diamo un ok. Lasciamolo lavorare e in questo momento dovrebbe aver creato quindi 5 documenti, verifichiamo che sia vero, 1, 2, 3, 4, 5 e dovrebbe comunque aver flaggato tutto quanto. Andiamo a verificarlo e apriamo la nostra bella tabella e dovrebbero essere, vedete, flaggati tutti e 6. Io penso che sia sufficiente questo, vi saluto e vi ringrazio per l'attenzione. Sul mio sito inserirò insomma il codice che vi servirà per lavorare. Arrivederci a tutti.